A posto. Vai, torna su. Ah, ok. Ok, chiedi. È andato. Allora. Bene, Ah, ho più spazio di ali così. C'è anche un cuscino. Ok, indicazioni. Macchina. 40 minuti, porca troia. Inizia. Usciti dal traffico. Ok, sì, c'è un fantasma. Raga, c'è un cazzo di demone nel manicomio. Raga, non ho il roba contro un malocchio. Di là, sei sicura? 100%. Sei sicura? 100%. Questa. Bello, Dio. Sembra la principessa Lei. Dio, sono la polizia. Abbiamo trovato l'entrata. Non avevo neanche niente per taggare. Là c'è un gatto nero. Sei sicuro di voler entrare? Oh merda. Sei sicurissimo? Certo, andiamo. Raga, c'è il pesante. Dammi un'arma. Adesso ci troviamo qualcuno. Mi sta cagando. Questi qua sono dei bagni. Questi qua sono dei cessi. Bella cagata. Forse sarà successo. Gay, 666. Dove mettere i piedi? Giusto, potrebbe crollare tutto. No. Ci ste. È fighissimo. Poi è bello nero. Ma Dio c'è. Questo qua mi sa che è l'ascensore. Ma qua è tutto rotto! Ma raga, sono sottilissime queste scale. Ma questo è fuori? No, bro, io scendo. Mi sono prima di stare a Chernobyl. Ok, abbiamo visitato la prima casa, adesso andiamo nella seconda. Solo che non sappiamo dov'è. Usciamo da qua, pausa paglietta. Fammi finire la pipì in pace. Sembra fattibile. Com'è? Io sto qui che è dove c'è il No, su quello abbastanza sbatti. Accendino. Che posto. Sì, ci starebbe un bel caffè adesso. Sì, magari c'è ancora una macchinetta. L'ex macchinetta dell'ex manicomio di Mombello. Zio favorissimo, non so se riesco a scendere le scale. Questo mi sembra l'ospedale psichiatrico, non l'ex. Proviamo l'altro edificio. Mi sembra abbandonato. Ma questo qua non sembra per niente abbandonato. No. Secondo me è l'altro. Infatti c'è una porta aperta. Andiamo là. Vietato pericolo. Questo è molto più figo. Sì. Come se avessero appena fatto una grigliata. Vai. No,
abbastanza stupro. Questo è inquietante. Questa è inquietante. Occhio al pentagramma. Come no, zio, ti dirò. Troppo, zio, troppo. Ma perché io queste cose ci credo, quindi... State attenti, cioè, voi non sapete neanche come proteggervi. Io penso, raga, i pentagrammi non sono una cosa. Però devo dire che sono carino. Edificio numero 2 fatto. Andiamo al numero 3. Ci vediamo un po' di inquietante. No, no. E abbiamo trovato il demone Wendigo. Che però non l'abbiamo trovato dentro. C'era soltanto il pentagramma con il nome e il sangue. Però adesso troveremo qualcos'altro. Piano C. Cos'è il piano C? Se non vanno le cose nella vita, compriamo questo posto. E ci facciamo un mega localo. Secondo me sarebbe una persona un bello. Cioè, cazzo, c'è un bello. Oltre a Wendy, andiamo di qua che è più figo. Che bel tramonto qui, vedi il riflesso. Sì, sembra quasi di stare in montagnetta San Siro. Vero, sembra di essere in montagnetta. Fiamme. Fiamme. Guarda, la vetta che gira da sola. Porca. Questo è bellissimo. È la tana. Togli la musica. Se adesso lì adesso esce uno e inizia a correre verso di noi. Una mega cosa in testa. È vero, abbiamo la banghellata. Che bel braccio. No, quelle sono mani, quelle. Questi sono letti, no. Yeah. Sì. Io non andrei oltre quella porta. Shh. Andiamo a esplorare quelli là. Lo spirito può assumere sia caratteristiche prettamente umane che quelle di un mostro umanoide, trasformatosi da quella che una volta era una persona normale che aveva praticato il cannibalismo. Ah. È proprio da manicomio. E questo posto i manicomi, cioè i cannibali, sì. Li metti nel manicomio. La creatura presta il suo nome anche ad un controverso termine medico definito psicosi Wendigo. E siamo nel posto giusto. Descritto dagli etnopsichiatri come una sindrome culturale che con sintomi quali intenso desiderio di carne umana e paura di diventare cannibale. E siamo pronti per entrare in questo adesso. Oddio. Sì. Altro che giocare a Fortnite. In posti che non sono stati così tanto visti. Ma cioè questo qua, ok. C'è gente che ci va tipo noi a esplorarlo, però. C'è stato un bot, cioè sono mega stuprati gli esploratori questi posti. Sì, sì, sì. È fighissimo tipo entrare e vedere tutti i documenti dei passi. Dobbiamo arrivare sul tetto di quella casa. No. Boh, sembra figo però, eh. Ma ragazzi, il sole sta tramontando. Ci sarà di sicuro la scala. Dai, ultimo edificio, andiamo. Vai. Cos'era? Raga, sì, festa qua. Ma che posto è? Wendigo, arriviamo. Aspetta che vi faccio una foto, siete bellissimi. Stella ci abbandona. Ali, dove sei?
crime. Ma quanto è bello. Mi sento un po' tipo quelli a Dubai che fanno le robe pericolose sugli edifici. Ma raga, ma che posto è? Raga, ma che posto è? Sarebbe trovare un posto in cui poter andare a fare le feste e poter stare. Oh, è la strada! Non sia pericolante come questa. No, esatto, trovi il mio Renato. Sarebbe fare le feste e poter andare a fare le feste. Ma no, ma anche in posto di un po' di buono. Sarebbe fantastico. Sì, dobbiamo fare il buio, c'è cioè il bosco, c'è Wendigo dentro. Stella, ci sei? Eccola. Ma è appena passata una signora, lo sai? Fine, chiudere la storia. Ragazzi, siamo arrivati, siamo sani e salvi. Siamo quasi morti, siamo stati seguiti da Wendigo. Porco di... Ali non mi ha visto, però ho toccato tutti i pentagrammi che abbiamo passato. Sono le 18:28 e abbiamo finito l'avventura. Dai, yeah.